Benvenuti cari amici in questa puntata speciale dedicata a una macchina direi immortale della Fiat, il modello 640 Nastro d'Oro. Prima di iniziare ricordate che il miglior modo per aiutarci è iscrivervi al canale e visitare il nostro store di merchandising dove trovate le nostre magliette. E ora partiamo per ripercorrere la storia della leggenda. Siamo nel 1968 e la Fiat in quest'anno celebra 50 anni di storia con l'agricoltura. Questa importante data segna delle nozze che la Fiat voleva festeggiare con una serie celebrativa, la Nastro d'Oro. Per l'occasione venne progettata quella che sarà la serie di macchine più famosa della storia delle macchine agricole. I modelli del cinquantennario furono 8, 4 a ruote e 4 a cingoli rispettivamente, 2,50, 4,50, 5,50, 6,50 e 3,35, 4,55, 5,55 e 655. Il mondo si rese subito conto di trovarsi di fronte a una gamma molto innovativa. Addirittura la John Deere rimase così colpita che propose a Fiat una fusione paritaria anticipando di oltre 20 anni quello che poi sarebbe accaduto con Ford. La fusione non andò in porto e John Deere e Fiat continuarono ognuna per la loro strada. Però pensate a dove saremmo ora se ci fosse stata una fusione tra le due aziende. Della prima serie il 450 fu il più richiesto con i suoi tre cilindri per 1750 kg di peso. Ne furono prodotti 62.000 in 5 anni. I Nastro d'Oro avevano caratteristiche di alto livello, come dicevamo. Posto di guida ergonomico, marce sincronizzate, sollevatore idraulico, presa di forza, zavorra e servosterzo. Ebbene, la loro affidabilità e robustezza non erano un caso, ma frutto di migliaia di ore di sperimentazione e test al centro tecnico Trattori di Torino, su piste a prove dinamiche con dossi e buche, con laudi a meno 60 gradi nelle celle del freddo e prove con operatori sulla ventilazione polmonare per i consumi di ossigeno su terreni accidentati. Le preserie della Nastro d'Oro si narra che vennero provate su campo camuffate da una verniciatura verde. Nei primi 4 anni la Nastro d'Oro vendette molto bene, ma è solo nel 1972 che vedremo il best seller uscire sul mercato. Sto parlando del modello 640. Il 640 si può definire la macchina giusta al momento giusto. Con una potenza medio-alta per l'epoca e bassi costi di gestione, era moderno, facile da usare e polivalente. L'indistruttibile motore Fiat 4 cilindri da 3,5 litri erogava 64 cavalli e la macchina pesava 2500 kg nella versione come questa a doppia trazione. Il 640 fu prodotto in Italia per 10 anni in 110.000 esemplari. È impossibile conoscere il totale complessivo in quanto dopo 48 anni viene attualmente prodotto ancora in Pakistan insieme al 480 al ritmo di 25.000 unità all'anno. E ne escono anche di nuove versioni. Ecco una foto della nuova versione, per così dire, del 640 Model Year 2020. Quindi, cari amici, se vi capita di passare per il Medio Oriente, potete portarvi a casa come souvenir un 640 appena prodotto, fresco di fabbrica. È possibile addirittura che in quasi 50 anni di vita ne siano stati prodotti anche 1 milione di esemplari di questo modello. Questo fa di lui il trattore Fiat più venduto della storia, che ancora oggi continua ad essere prodotto e a lavorare. Un vero immortale. Ovviamente non fu l'unico Nastro d'Oro a segnare la storia della casa torinese. Dal 1968 al 1982 contribuirono un po' tutti i modelli. Il 605 cingolato, ad esempio, meccanizzò le colline e montagne italiane dove i ruotati non potevano arrivare. Passando a questo modello di 640 che abbiamo qui, è stato prodotto nel 1976 e sta per segnare le 10.000 ore, ma per quello che ne sappiamo potrebbe segnarle per la seconda volta. Queste macchine infatti non è inusuale trovarle con una media di 15.000 ore di lavoro. È stata applicata un'idroguida dal proprietario, ecco, vedete qui, questa non è originale di fabbrica, però è comprensibile perché senza ci vuole un bel lavoro di braccio per guidare questo mezzo. I difetti di questa macchina, dichiarati un po' da tutti i possessori nel corso degli anni, sono ben pochi. Si limitano ad una scarsa velocità massima, considerate che la Fiat dichiarava 25 km orari, ma c'è chi dice di arrivare tranquillamente a 30, e delle prestazioni di frenata poco soddisfacenti. Si tratta comunque di piccolezze, in quanto i pregi sono un motore straordinario, manutenzione minima, grande trazione su qualsiasi fondo e una indiscutibile capacità di affrontare qualsiasi tipo di lavoro. Bene, anche questa puntata speciale è finita, amici, spero di aver reso omaggio a un modello leggendario del mondo agricolo e mi raccomando, sono curioso di sapere quanti di voi possiedono ancora o hanno avuto o hanno anche solo guidato un 640. Scrivetemi pure nei commenti qui sotto. Ciao ragazzi, alla prossima!